ci troviamo a Cesena con Ascanio Celestini. Sicuramente il linguaggio è una cosa estremamente importante, no? Perché da lì parte una serie di conseguenze, una volta che uno ha preso consapevolezza di cosa significa quello che è stato detto. Quanto può essere importante quindi il significato di questo nella violenza e nella non violenza? L'impressione che ci dà oggi, per esempio, la rete è che la comunicazione si sia velocizzata, no? Cioè, per cui io non scrivo una lettera ad un amico, io scrivo una mail, anzi un SMS, anzi neanche un SMS con le parole intere, ma scrivo TVTB, insomma, no? Che anche questo è un linguaggio infantile. D'altra parte, insomma, tutti questi qua sono giocattoli. Ho due figli, uno è molto piccolo, c'ha ancora pochi mesi, insomma, però l'altro c'ha pochi anni, è un bambino, immediatamente c'ha accesso a questi oggetti, ma non semplicemente perché siano loro dei nativi digitali. Mi sembra che siano dei piccoli geni rispetto ai genitori che sono dei coglioniti che per imparare quelle cose devono studiare, mentre invece loro ci arrivano più velocemente. No, perché sostanzialmente noi abbiamo creato una società adolescente dove anche chi ha 90 anni c'ha un comportamento da adolescente, dove tutti sostanzialmente giochicchiano, no? Il lavoro, cioè, ma che questa società ti dice, tu non ti serve il lavoro, serve il lavoretto, come quando avevi 14 anni, lavavi la macchina di mamma e papà e ti davano la paghetta. E questa, diciamo, l'intenzione che sta dietro questa idea di società. Per cui quando ti dico in realtà tutti i social network sono dei giochini, è perché è così. Io twitto e twitto la prima cosa che mi viene in mente dopo aver sentito, non so, un'intervista in televisione piuttosto che dopo aver visto uno spettacolo teatrale. Probabilmente ci potrei anche riflettere un po' e pensare che decantando quella mia idea diventi qualcosa di più elaborato, di qualcosa che ci abbia anche una vita un pochino più lunga che non il tweet che dopodomani non ne parla più nessuno. Figuriamoci tra un anno. Questa velocità apparente che ci mette a disposizione la rete, i suoi social network, non soltanto, insomma, in realtà non è tanto una velocità, è una sorta di accelerazione contro un muro. E quindi continuamente noi produciamo comunicazioni che vanno a sbattere, si vanno a spaccare la testa contro il muro. In quel momento l'impatto è enorme, perché vedi una marea di sangue che schizza da tutte le parti. Poi però, dopo 10 minuti, ce n'è un altro che va a sbattere la testa contro il muro. Che cosa ci hanno fatto credere di cui non abbiamo più bisogno? Certo, una visione globale delle ideologie, di nuovo, insomma, da una parte stanno i partiti che si sono allontanati dalle visioni ideologiche, quindi la Democrazia Cristiana piuttosto che il Partito Comunista, cioè avevano una visione del mondo chiara, sbagliata, non lo so, però era una visione del mondo. In quanto visione del mondo, Weltanschauung, ideologia, era comunque un'ideologia del fare, cioè dietro l'ideologia, anche la più astratta, c'è il problema del che fare, del come fare le cose, non del come pensarle e basta. E tu, i nuovi movimenti che si pongono invece oltre ideologie, appunto sempre dicevo Beppe Grillo, perché da questo punto di vista Beppe Grillo è straordinario, come lo è stato negli ultimi 20 anni Berlusconi, cioè, è stato esemplare, insomma. Se questa nostra società fosse una grande malattia, diciamo, gli ultimi 20 anni sono stati evidenziati dal sintomo più grosso, più evidente che è stato Berlusconi. Adesso questa società, questa malattia che è la nostra società, il sintomo più evidente, almeno per adesso, non so per quanti giorni, per quanti mesi o quanti anni, è Beppe Grillo, che dice noi siamo ecumenici. Ma proprio 20 anni fa c'è stato un signore molto serio che si chiamava Norberto Bobbio, era un filosofo, aveva scritto un libricino, dal titolo Destra e Sinistra, nel quale con la cosiddetta crisi delle ideologie si poneva il problema, ma allora che cos'è? Cioè c'è ancora una destra, c'è ancora una sinistra, e qual è la differenza? E lui, tra le molte possibili differenze, diciamo, punta l'attenzione sull'idea di uguaglianza. Cioè, per una persona di sinistra, una società diseguale è una società insostenibile, che fa schifo. Per una persona di destra, la disuguaglianza è un fattore normale della società e da un certo punto di vista è forse anche un bene, perché spinge la società verso una società meritocratica. Per cui c'è, porca zozza, una differenza tra destra e sinistra. E se sei ecumenico, evidentemente mi stai prendendo in giro, perché quella differenza c'è, perché è come se mi dicessi il nero e il bianco sono due colori, per cui per me sono identici. E invece no, perché il nero è nero e il bianco è bianco. La luce e il buio, vabbè, ma insomma, sono due parti cioè stanno nel mondo come se stanno tutte le altre cose. E invece no, perché quando c'è la luce io vedo, quando c'è il buio io vado a sbattere al muro.